francescani che sanno testimoniare l'amore di Cristo, l'amore che Francesco aveva per lui, per il popolo, dando una pennellata di bellezza al mondo sempre più indifferente di amore. Mercoledì 25 aprile a San Giovanni Rotondo la famiglia francescana di Puglia e del Molise si è riunita al cospetto di San Pio da Pietrelcina per fare festa in occasione di alcuni importanti giubilei. I 40 anni della regola approvata da Paolo VI per l'OFS, l'ordine francescano secolare, i 70 anni della fondazione della Gifra, la gioventù francescana, i 25 anni della morte di Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta e terziario francescano, a cui è intitolata l'OFS di Puglia, i 50 anni della morte di Padre Pio e i 100 anni della sua stigmatizzazione. 2500 francescani tra araldini, gifrini e terziari hanno affollato la cittadina garganica con le loro maglie rosse, gridando a tutti lo slogan «Il francescano, tanti volti, una sola vocazione». Qual è la vocazione del francescano? Lo ha spiegato al mattino nella celebrazione di apertura svoltasi nella chiesa di Santa Maria delle Grazie il ministro provinciale dei frati minori conventuali di Puglia, padre Vincenzo Giannelli, dopo l'intronizzazione del crocifisso di San Damiano. Non solo questo, come Francesco, il francescano ripara la casa del Signore guardando al crocifisso, che è la sintesi della vita come dono, il senso vero dell'esistenza di Gesù, ha sottolineato padre Vincenzo. Occorre perciò essere costruttivi ed audaci con il coraggio del Vangelo, ha infine rimarcato lo stesso padre Vincenzo Giannelli. Qui siamo chiamati, come francescani, ad essere modelli di umiltà. Dobbiamo essere francescani produttivi. Francesco non si è lamentato. Francesco non si è lamentato. Si è rivoltato le mani e ha costruito, ha lavorato, ha portato il Vangelo, ha testimoniato con il suo amore la vicinanza verso il mondo, verso quelli che vivono da soli, verso le solitudini esistenziali di cui parla Papa Francesco. La ministra regionale dell'OFS di Puglia, Mariella Minervini, nel suo saluto ha sollecitato le fraternità presenti ad essere chiesa contemplativa. Innamorata di Dio, come lo sono stati San Pio e Don Tonino Bello. Dopo la celebrazione si è tenuta una tavola rotonda condotta dal direttore di Teleradio Padre Pio, Stefano Campanella, durante la quale gli ospiti hanno offerto la loro testimonianza in ordine alla propria vocazione francescana. Ha parlato una coppia di Gravina, Pasquale e Teresa, che è cresciuta nella Gifra, è approdata al matrimonio ed è ora attiva nell'OFS. È intervenuta anche una coppia di Termoli, Anna e Vito, che vivendo quotidianamente la propria vocazione sono impegnati nella pastorale familiare e stanno vivendo un'ulteriore vocazione. Vito è da 13 anni diacono permanente, con il consenso naturalmente della moglie. Padre Alessandro Mastro Matteo, ministro provinciale dei frati minori di Puglia e Molise, ha raccontato la sua vocazione, nata nella Gifra di Lucera, fraternità di Santa Maria della Pietà.
una vocazione che gli ha fatto capire quanto fosse bello donare agli altri ciò che aveva ricevuto nella sua formazione gifrina. Ha inoltre sottolineato come fare volontariato è cosa buona e giusta, ma farlo da cristiano richiede una marcia in più, la preghiera. Ma noi se lo facciamo perché riecheggia nei nostri cuori quella parola fortissima di Gesù, la vedi fatto a me. E questa espressione, la seconda esultante, se si nutre una vera comunione di intenti di cuore con il Signore, che si esplicita appunto le comunità. La tavola rotonda è stata frammezzata dall'animazione degli araldini che hanno dato un po' di sprint e di energia all'assemblea dei francescani. Sprint ed energia che hanno fatto invece da padrone al primo pomeriggio, allorquanto nel piazzale antistante la chiesa nuova dedicata a San Pio, la band dei giovani frati ha fatto schizzare i decibel di musica, ma soprattutto la festa e la gioia dei presenti, con canti e balli animati molto coinvolgenti. Conclusione della festa della famiglia francescana è stata affidata alla solenne celebrazione eucaristica all'interno della chiesa di San Pio, presieduta da padre Maurizio Placentino, ministro provinciale dei frati minori cappuccini di Sant'Angelo e padre Pio, Foggia. Egli nell'omelia ha ricordato che come francescani si è chiamati alla santità ed echeggiando l'esortazione apostolica di Papa Francesco, gaudete et exultate, ha incoraggiato i francescani a fare proprio questo invito del Signore. Rallegratevi ed esultate perché viviate la gioia della fede e della fraternità in un cammino di santità. Tale gioia, come spiegano le beatitudini, nasce dalla piena fiducia in Dio, affidarsi pienamente al Padre che ci ama, Lui che è il bene, il sommo bene, significa essere beati, felici, perché santi. Ha aggiunto inoltre padre Maurizio Placentino che come francescani si incarnano due caratteristiche del cammino verso la santità, la diversità e il procedere a piccoli passi. Essere francescani, essere seguaci di Francesco significa essere seriamente impegnati nel cammino di santità. Siamo fraternità che camminano verso la santità. In diversi modi il carisma si può incarnare nella vita consacrata, nella vita contemplativa, nella vita quotidiana del secolo. Ecco la nostra testimonianza di francescani secolari. Cammino di santità, come si diceva stamattina, che rende straordinario l'ordinario. L'altra caratteristica che credo dobbiamo incarnare, dobbiamo ricordare sempre, la santità è fatta, dice il Papa, di piccoli passi, di piccole scelte di fede, come piccoli semi, sbarbagliati nel solco delle nostre giornate, della nostra storia. Dopo l'omelia, padre Maurizio ha benedetto due coppie di coniugi per il 25° anniversario del loro matrimonio.
A conclusione della giornata di festa a tutti i ministri OFS e a tutti i presidenti GIFRA delle fraternità di Puglia e Molise presenti, è stato consegnato un mandato di missione nel mondo con la preghiera di Don Tonino Bello, amare, voce del verbo morire. La famiglia francescana in festa dunque, per riscoprire la propria vocazione alla santità sulle orme di San Francesco, facendosi forte della propria diversità e camminando insieme con il coraggio di chi si affida completamente al Signore per fare della propria vita una cosa straordinaria nell'ordinario. Buona strada a tutti! Studio 9 TV.